Tempi dispari qui presente con gli Were, The Were. Presentatevi ai vostri supporters. Ciao a tutti, sono Alessandro, cantante e chitarrista di The Were. Gianluca, bassista. Leonardo, batterista. Valerio, chitarrista. Grandissimi ragazzi. Dunque, siete qui a suonare al Traffic, al concerto organizzato dai Q's, da Dario dei Q's. Come vi sentite in questo pre-live? Guarda, ansia zero sinceramente, perché sì, comunque diciamo veniamo da un mese abbastanza carico, senza pieno, dove abbiamo suonato all'Atlantico, al Contestarci, al Circo degli Artisti, quindi diciamo siamo abbastanza entrati nel mood, quindi sì, diciamo è la chiusura perfetta in un locale che è molto buono. Chiusura perché poi dopo è periodo di produzione? Esatto, abbiamo distrazione, sì, di registrare il nostro primo singolo che è tratto dall'EP che si chiama Morning Comes Electric, uscito a ottobre dell'anno scorso, e questo singolo si chiamerà Traveling, di cui faremo anche molto presto il video, sperando che uscirà entro quest'estate, quindi abbiamo progetti molto prossimi e futuri. Voi avete un EP prodotto tutto da noi a casa, sì. L'EP che percorso musicale segue a vostro parere? Diciamo che per noi diciamo era l'inizio, ha un suono molto primitivo, esatto, molto primitivo, e era anche un anno che suonavamo in principio noi tre con un altro batterista, e essendo carichi diciamo dei nostri primi pezzi abbiamo deciso di registrarlo tutto autoprodotto a casa di questo bellissimo ragazzo a Nettuno, dove è Borgo Terracina. Terracina, Borgo qualcosa. Terracina è in provincia di Roma? No, provincia no, di Latina. Scusatemi, provincia di Latina, non studio geografia dal primo liceo, dai, scusate. E quindi un weekend pieno, abbiamo fatto addirittura alle 6 di mattina per registrare 5 pezzi, però le pini ne include solo 4. Serio. E poi ne abbiamo fatto un altro serio insieme a degli amici a Via Gregorio VII a Heart Produzioni, dove abbiamo appunto deciso di registrare i nostri 4 pezzi che sono Mother Familias, Traveling, The Sea Will Take Us Home e Morning Comes Electric, che dà proprio il titolo all'EP. E mo' abbiamo altri pezzi che registreremo a breve, insomma. Testualmente invece, dal punto di vista delle lyrics, come... Da quel punto di vista abbiamo deciso di andare verso l'inglese, più che altro per ampliare un po' il nostro pubblico, non per fare gli alternativi, cioè non ci frega niente di fare gli alternativi, semplicemente perché in italiano ti chiude troppo all'Italia. Ci sono anche artisti che in italiano vanno bene all'estero, però per fare una cosa un po' più worldwide e comunitaria abbiamo deciso di farlo in inglese. Ovviamente sono tutti testi, lo specifico, perché molti pensano l'italiano che vuole fare in inglese non è bravo, comunque non è capace, non è madrelingua, quindi è giustissimo che si pensi una cosa del genere. Io ho degli amici che sono scozzesi di Glasgow, tra cui sono anche ringraziamenti nell'EP, che si occupano del reviews, di rivisitare le lyrics per vedere se comunque conformità e grammatica sono a livello eccelso. Quindi tengo molto a questa cosa, per questo ho coinvolto anche loro. Tu hai detto non per fare gli alternativi, ma per attirare massa. Sì, una fanbase più ampia, diciamo. Esatto. Ma non rischiate poi di cadere, non avete mai rischiato di cadere sul mainstream su questo fatto? Assolutamente sì, nel senso, se tu pensi che comunque la scena romana indie è quasi tutta basata sull'inglese, è ovvio che vieni di primo acchito associato a un gruppo già esistente, cioè non spicchi, diciamo, ok? E ne siamo consapevoli. Per questo cerchiamo di essere più innovativi anche sull'ambito musicale, cercando di fare comunque canzoni molto catchy, che comunque possano intaccare prima delle lyrics, ok? E niente, questo qua principalmente. E il vostro scopo come Were qual è principalmente? Cioè quando nacque il gruppo, che scopi avevate? Oddio, scopi, siamo un po' dei sognatori, si può dire. Cioè mi metto io in primis sotto questo giudizio, perché per me sarebbe grande soddisfazione fare anche un live, come
mi basterebbe un live, suonare all'estero. Comunque dove ho un pubblico che non parla la tua lingua. Anche per questo ho scelto l'inglese, per trasmettere un messaggio più ampio, non solo ristretto a una cerchia. Sperando che venga sentito anche Stati Uniti, Inghilterra, Norvegia, eccetera. Diciamo, come obiettivo abbiamo un obiettivo grande, però sappiamo che è un procedimento a piccoli steps. Quindi già il circolo degli artisti a Roma è stato veramente una grande soddisfazione, dove hanno suonato tantissimi gruppi stranieri famosi, e quindi è stato bellissimo stare sul condividere lo stesso palco con loro. Come primo step siamo abbastanza soddisfatti. Mo successivamente speriamo di andare un po' oltre anche con figli anni. Speriamo. Vi devo chiedere di alzare un po' la voce in questo momento. E facciamo un'ultima domanda. Avete parlato di live, vi siete descritti tu in primis come sognatori, e allora a questo punto mi resta che farvi la domanda se avete qualche gruppo, magari o condiviso oppure singolarmente pensato, con il quale vorreste fare l'open, un gruppo famoso con cui vorreste fare da open. Oddio, è una domanda abbastanza difficile da rispondere, non è che hai una risposta. Una risposta precisa per fare l'open. Rispondi come meglio pensi. Non lo so, oddio. può essere anche più di uno, può essere anche. Guarda, siamo tutti malati, ma veramente malati per gli Arctic Monkeys. È un gruppone molto molto grande. Aprire a loro sarebbe tipo un grande sogno, veramente un grande sogno. Che vorrei specificare, gli italiani l'hanno fatto all'Aide Festival del 2011, quindi uno ci spera sempre. Benissimo ragazzi, allora siamo giunti ai saluti finali, salutate il vostro pubblico come meglio credete. Ciao a tutti. Ciao.